Ma mi pare che adesso vedo che qualcuno si stupisce della severità, della durezza del discorso di Draghi, ma io non lo so, non mi aspettavo che ringraziasse alcuni partiti della sua ex maggioranza dicendo grazie del periodo che mi avete fatto passare. È evidente che la soluzione di chiedere non una sorta di rinnovo di fiducia, ma di ricostruzione dall'inizio di un patto di governo sia forse la strada più giusta. Draghi si è reso conto chiaramente di avere dalla sua parte la maggioranza del paese e quindi mette questi partiti, e sono Movimento 5 Stelle o quello che resta del Movimento 5 Stelle e Lega, anche qua stiamo attenti che c'è la Lega di Salvini, ma c'è anche un'altra Lega, la Lega dei sindaci e degli amministratori e dei presidenti di regioni del nord, che non è molto salviniana, di fronte ad un fatto molto serio, e cioè un patto di governo che deve salvare il paese, deve portare i soldi del PNRR, deve preparare anche, se vogliamo, alle elezioni del prossimo anno. Ecco, il discorso è stato, come tutti i discorsi di Draghi, molto piano, molto netto, realistico. Ha citato, sì, è partito dai risultati raggiunti, però alla fine ha ricordato anche quelli da raggiungere. Poi ha detto, ma siete, certo, pronti per continuare, certo, questo lavoro che abbiamo iniziato insieme? Certo, li ha messi di fronte ad un fatto, ad un traguardo che sarebbe una follia non raggiungere in questo momento, perché a parte il fatto che non ci arriverebbero i soldi per una serie di opere messe in cantiere, pensiamo soltanto a quelle in Liguria. Ecco, io non lo so se ci rendiamo conto di che cosa vuol dire. E poi, in secondo luogo, li mette di fronte anche alla situazione generale del paese, ad una situazione sociale che, di fronte a quello che ci aspetta a ottobre, novembre, con una crisi energetica pesantissima, e io sono abbastanza d'accordo con quei sindacalisti che dicono che ci troveremo di fronte ad una situazione sociale molto delicata, molto molto delicata. E beh, ci vuole un patto per questo, perché se no non si affronta. Allora, o questo patto è solido ed è non di facciata, ecco, quello che chiede Draghi è un patto non di facciata, o se no a questo punto è meglio andare alle elezioni e buonanotte. Certo. Ma è possibile, Mario, che per i temi ambientali, cioè i rigassificatori, hai sentito Piombino, il gas naturale liquido, possa un governo essere messo in, beh, c'è la questione ucraina, ma essere messo in discussione, in bilico? Ma non ci prendiamo in giro. L'impianto a Roma, o per l'impianto... Ma sì, Roma è sepolta dalla spazzatura, è veramente una capitale che da un certo punto di vista... indecente, impresentabile la definirei, impresentabile. Io l'ho vista recentemente, ci sono stato parecchio recentemente, è veramente impressionante. Ecco, non lo so se intende continuamente mandare le sue spazzature a nord, sud, a farle sistemare da altri, mi pare che sia una soluzione assolutamente impercorribile. È chiaro, ma non mi pare che sia il tema tale da far cadere un governo che sta tentando di tirar fuori il paese da una situazione paurosa e non conclusa. Cioè, noi mettiamoci bene in testa che io non voglio dire che il peggio deve venire, ma a ottobre, l'autunno sarà un pesantissimo, pesantissimo dal punto di vista sociale. Ecco, questo penso che sia la cosa più difficile. Allora, possiamo ancora, Mario, terminare? Non abbiamo citato l'Ucraina, la vicinanza con l'Ucraina, continuiamo sempre a dividerci noi di qua, loro di là, chi sono i cattivi, chi sono i buoni, ma non mi sembra, almeno a me non sembra che sia assolutamente così, il buono e il male, esatto, ci sono ovunque, da una parte e dall'altra, ma quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti, insomma, non possiamo raccontarci una favola. Non possiamo far finta che non sia stato in ecco. Nello stesso tempo io non sono d'accordo con, ma non parliamo del passato, no. E ci dobbiamo domandare perché, certo, siamo arrivati a questa situazione, al di là del fatto che, diciamo, è un'invasione, è un'aggressione indecente, però diciamo anche che nessuno per questi 8 anni dal 2014 ad oggi se n'è mai occupato, se ne sono infischiati, e l'ingrossamento di dismisura della NATO è stata un'azione, secondo me, assolutamente folle.